La Pallanuoto Trieste cala il Tris con il quinto, terza vittoria in altrettante partite del campionato di A1, un successo nitido per 17-8 che permette alla squadra di Bettini di rimanere in vetta accanto a Prorecco e Telimar Palermo a punteggio pieno. Una partenza a razzo quella dei triestini che dopo l'1-1 con Di Somma a rispondere al primo gol di Petronio ha colpito a ripetizione con Mladosic, Vrlić, Valentino e Razzi. Il 5-1 mette subito le cose in chiaro, Ravina e compagni provano a rispondere nella seconda frazione, ma Trieste non perde un colpo e con Mladosic e Razzi in ottima giornata realizzativa prendono il largo. Prima l'8 a 4 a metà gara, poi l'ulteriore allungo nel terzo quarto che trasforma il match in una passerella d'allenamento con Trieste a chiudere con 8 reti di margine. Più che una vittoria larga volevo una partita dove fossimo protagonisti nel bene e nel male, non mi importava, ma volevo che facessimo noi la partita. Ne veniamo purtroppo da una sconfitta bruciante a Kotor, dove abbiamo lasciato a loro il pallino del gioco e dove ci siamo fatti scivolare addosso l'incontro e non abbiamo mai inciso in nessun modo. Oggi volevo una reazione, l'ho avuta e anche forte, perché abbiamo, posso dire, dominato dalla prima azione in poi e non abbiamo mai messo in dubbio la partita. Guarda, sono veramente contento perché la squadra ha fatto finalmente la partita che il mister ci chiedeva da tempo. Si è giocato molto bene, non abbiamo fatto errori, senza sbavature, uno per l'altro, e abbiamo giocato ogni azione fino all'ultimo secondo. Questo è il traguardo che diciamo così, è il punto di partenza, non il traguardo, per ogni partita, per ogni prossimo comunque appuntamento che ci aspetta.